Oggi, lunedì 25 novembre, si celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. In questa occasione, numerosi VIP hanno utilizzato i loro profili social per sensibilizzare le donne vittime di violenza, sia verbale che fisica, affinché denuncino i loro aguzzini. Tra di loro spicca Giulia De Lellis, che ha dedicato alcune stories sul suo profilo Instagram all'argomento. Tuttavia, i suoi followers non hanno gradito particolarmente il suo messaggio. La De Lellis ha invitato i suoi fans a dedicare il loro tempo solo a chi li protegge, si prende cura di loro, li supporta e li tratta con rispetto e delicatezza. Inoltre, ha incluso il suo attuale compagno, Tony F., nelle sue stories, definendolo le mani di un uomo vero. Questo riferimento ha scatenato l'ira dei followers, che non hanno apprezzato il gesto. Ai followers hanno criticato l'incongruenza tra le parole della De Lellis e i testi delle canzoni di Tony F., spesso lontani dal concetto di rispetto per la donna. In passato, il rapper è stato coinvolto in dissing con Fedez e Nicki Savage, in cui il tema della donna veniva trattato in modo oggettificante. Questo ha portato i followers a dubitare della coerenza del messaggio della De Lellis. Sebbene le critiche verso Tony F. siano comprensibili, è importante non trascurare l'importanza del messaggio contro la violenza sulle donne lanciato dalla De Lellis. Le parole della giovane influencer dovrebbero toccare le anime di tutti, senza distinzioni. È fondamentale mantenere il focus su questo tema, evitando di...